Chi è? Accademia della Ma chi Crusca è sto credi? Francesco da Pisa, eh. Ciao Luciani, ciao Parenzo. Dai Francesco, allora, dimmi. Io e i miei amici dell'università oggi abbiamo capito e abbiamo le prove che la prostituzione illegale penalizza, oltre le prostitute, noi studenti e i lavoratori onesti. Perché oggi hanno chiuso un centro di cinesi dove noi studenti andavamo a divertirci, come sapete, a farci fare righe e pompini. Ma dove, scusami questa, dove accadeva? Certo, a Pisa. A Pisa, vabbè, hanno, come ne hanno chiuso uno, ce ne saranno altri 200. Sarà contento il tuo babbo di sentirti che anziché studiare. Era uno dei più convenienti, chiaramente. Sì, ho e capito, invece... amico mio, ma qual è che hanno chiuso? Spiegami, dammi un indirizzo, un numero di telefono, lo chiamiamo. È in via Francesco D'Abuti, non lo so. Non so via Francesco? Ma perché lo hanno chiuso? Non lo so, perché, perché è illegale la prostituzione, è chiaro, e facevano finali a sorpresa. Vabbè, amico, invece... ma uno se la rischia, no? Apri per un periodo, fai prostituzione là dentro, fai quello che devi fare, cinesi, eccetera, a un certo punto chiudi. Cioè, certo, arriva la polizia e chiudi. I cinesi per avere questa attività pagano le tasse, e invece, per esempio, sui quotidiani ci sono tutti gli annunci. Vabbè, ma France, Francesco, ma con me... e nessuno lì rompe coglioni. Ma con me sfondi... con me sfondi non pagano nemmeno le tasse. Sì, Francesco, scusa, non è giusto. Vabbè, d'accordo, per me, con me sfondi una porta aperta, non è questo il punto. No, infatti l'ho detto ma per non è il punto, non è questo. I massaggiatori cinesi, da una vita che c'è questa situazione qui in varie città d'Italia, si sono sostanzialmente convertiti in posti dove si pratica la prostituzione. Mi sembra abbastanza chiusi. Chiaro, no? Vanno chiusi. Uno se la rischia, per me non dovrebbero nemmeno andare ad indagare là dentro. Meno male che ci sono persone che si fanno pagare. Spero che le cose siano normalmente fatturate, chi se ne frega. Se fanno le seghe, ma che reato! Ma quando andare a chiudere loro che pagano le tasse per avere l'attività? Non chiudete i massaggi cinesi che fanno prostituzione. Voglio massaggio romantico. Nessuno rompe le scatole a loro che non pagano uno spicciolo di tasse, niente. No, ma ha ragione Francesco, intanto questo qui dell'Università di Pisa, fossi il padre, gli sequestrerei tutti i viveri. Perché voglio dire, io ho sceso mia madre di macchina per dirvi questa cosa per evitare conseguenze. Ma ecco, non ho capito, Francesco, in quanti andavate lì? Chiamiamo la madre. Tre fissi, e poi ogni tanto riuscivamo a quante volte qualcuno. A settimana? Ma quante volte avevi una fidanzata? No, una settimana, non di più. Una settimana, e che facevi? Pompino, seghetta, che facevi? Certo, tanto se devo spendere 50 euro massaggio e pompino, invece devo andare al trans, anzi non vado al trans, una prostituta. Scusi, che non paga le tasse, signor studente dell'università di Pisa, 50 euro, ma mi fa nemmeno il massaggio. Si trovi una vado, fidanzata, le offra una pizza, la porti al cinema. Ma magari c'è anche la fidanzata, Francesco. Ma la fidanzata per ora no, per quello ci vado, se no ci andavi uguale, ancora peggio. No, ci andavo, ma magari una volta meno, una ogni 2 settimane, se no spendo troppi soldi. Controlli quel suo bisogno, si attrezzi da solo anziché sfruttare le cinesine. Ma scusi, ma 24 anni anche lei avrà avuto voglia di fare determinate cose. Ma ho capito, non ho mai ma pagato ragione nessuno Francesco. Per fare queste robe, su. Ma ragione Francesco, universitari di Pisa. Giovani miserabili crescono, politiche, dai. Cioè, l'abbiamo trovato sul giornale queste cose. Political science. Tu fai scienze politiche dove? Alla statale? No, a Pisa, sì, certo, la statale. L'università statale di Pisa, studente di scienze politiche, ma Francesco. Ho capito, ma voglio dire, si trovi una fidanzata, insieme ad altre ragazza, insieme ad altri universitari frequentano centri massaggi cinesi dove fanno sesso. È una porcheria, che fosse dei genitori sequestrerei la paghetta. Due mali scegliamo il minore, almeno lì pagano le tasse, no? Ma ha ragione Francesco, ragazzi, ma questi ragazzi vanno invogliati a fare le queste mani cose delle cinesine, dai, ma vanno porcheria. Invogliati questi ragazzi, e questa sarebbe la futura classe dirigente, ma è una porcheria, dai, è una porcheria. Ma questi assoluta. Ragazzi vanno invogliati a fare queste cose perché sfogano anche un po' di tensione, un po' di ma rabbia, meglio questo che le manifestazioni, meglio questo. Tu stai distruggendo questo paese, tu no. Stai contribuendo a distruggere questo paese assieme, ma scusami, a queste Francesco, amico mio, dopo questi servizietti che ti fanno di qualsiasi servizietto si tratti di un sesso orale, si ma tratti dai, di una sedia. Ma come ti senti dopo? Ma affronti la vita universitaria con ma più. Sì, mi sento più rilassato. Ma vado dai, al lavoro, su. Vado all'università più sereno. Ma sì, si contribuisce alla serenità familiare, barra lavorativa, barra studentesca, in maniera molto più densa. Si trovi una ragazza da corteggiare. E soprattutto pagando le aspetta, tasse, no? Aspetta, Francesco, però io qualche dettaglio sul tipo di lavoretti e di cose che accadono in quel porcheria. Centro messaggi, io te li farei dire. Ma così, per esempio, tu scegli tra le cinesi che vanno lì, cioè hai una tua preferita? No, quella che capita, dici. Sì, ahimè, sì. Vabbè, fermo un attimo, fermo là, aspetta, però... fermo là. Parenzo, vai via.
un posto, sì, Parenzo, dove c'è grande prostituzione, dove tu scegli una specie di mercato, una specie di mercato, sì, con tante donne, dove tu scegli liberamente. No, non è una porcheria. Le donne si conquistano, le donne si portano a cena, alle donne, alle donne si regalano dei fiori, dei libri, si portano a teatro, dunque, al cinema, e dopo si schienano. Caro, però intanto si schienano. Ma no, come parli? Si schienano. Adesso il Lord di Wellington. Il, no, voglio dire, se tu no, dai, perché tu che Parenzo non te lo puoi permettere, voglio dire, no, okay, e poi tanto si schienano, no, ho capito, però scusami, io non l'ho mai vista in vita mia. Pronto, pronto, ho sentito l'Accademia della Crusca, dice che nella prossima edizione del dizionario aboliranno la parola scopare per sostituirla con il verbo schienare, CFR confronta Parenzo virgola Zanzara 2017. Beh, oh, ragazzi, siamo al top. Ciao. Cisino Parenzo, artefatto, hanno ieri fatto un sera, montaggio artefatto. No, non è artefatto. È un complotto. Ieri sera è un complotto, ha utilizzato, hanno fatto un montaggio la parola artefatto. Schienare una donna. No, 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 artefatto. Non c'è niente è di artefatto. È stata la corte. La corte, no, ha fatto uno dei suoi soliti montaggini. Ma non è vero. Sì, 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 la corte tu hai è stata una donna. Ha montato ad arte. Hai ad arte, detto una donna la si invita fatto a cena. Fatto per incastrarmi, no, come il Dieselgate, questo qui è il Parenzo Gate. No. Lo fate per incastrarmi, no, voi. Sì, 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 sì. La corte Gate, questo qui, no, perché no, è molto chiara la cosa. No, cioè, mai detto, tu mai hai detto, no, hai detto una donna la si invita a cena, la si, no, corteggia, no, e poi la si schiena. No, mai. Ora io ti dico che la parola tutto schienare, come i politici, smentisco tutto. È vero, ma qui carta canta, in questo caso audio canta. Audio canta. Allora, schienare, sì, è molto peggio, no, di tutte, ma le cose che ha detto, no, adesso, Ruffini, no, agli studenti. Ma molto, sì, peggio. Ma stai scherzando? Se, ma Ruffini, infatti, avesse detto agli studenti, se Ruffini avesse detto agli studenti, ragazzi, le ragazze ve le dovete schienare, ve le dovete schienare, allora può io non l'avrei criticato, ovviamente, può darsi che le critiche sarebbero state, insomma, un minimo coerenti, ma ha utilizzato cazzo. Dottore, è impossibile, ha usato parole simili. Dottore è molto elegante e gentile. Ho capito, però anche quando fa la mole è gentile, dottore, ah, è gentile. Sempre mi dice di stare di dietro alla porta e di portale poi sempre dietro la porta, così fa il seghino lei, lei, no, filippino, stale, fa le seghino, mi dice stare dietro la porta, e quando vi dici io porto, dottore, la carta igienica per pulire tutto, lui molto preciso e pulito. Allora, Francesco da Pisa, no, sì. Ecco, Francesco da Pisa comunque è una vergogna per, quale, ma comunque per gli studenti italiani. Dipende dalla posizione, Parenzo, cioè, no, scusa, io, ma no, tu hai io comunque, è stato artefatto, è un audio artefatto. Vi porto tutti quanti in tribunale. Vi ma porto io non ti do mica conto, la penso come te, ma dipende. Io vi porto in tribunale, vi porto, no, ma vi schienare, porto schienare non è da Parenzo. Gli è scappato, va, no, benissimo, no, va, no, benissimo, no, perché anche lui è una bestia dentro di sé. Ha una parte bestiale, ha una parte bestiale che ogni tanto viene fuori, giustamente, giustamente. È stato un momento di grandissima verità. Cioè, come Sgarbi va a cagare ed è un momento di televisione verità, anche questo è un momento di radio verità, no, dove Parenzo tira fuori tutto se stesso. Perché prima, siamo perché, animali, no? No, ma perché animale è lei! Animale io è lei, lo so, che no, usa, certo, i soldi di suo, non padre, di sua madre, per farsi fare i comodi da una signora cinese. Questa è la porcheria. E questa trasmissione, che si, questa trasmissione distrugge il paese, perché dà un'immagine pessima del paese. Ma non è vero. Perché questa, se è, questa è la futura classe dirigente, classe dirigente che esce questo da politica science, Pisa, politica, politica scienza, science, politica Pisa, non ci farà un cazzo da fare, vergogna, dopo, dai. È una vergogna che c'è un incidente in questa trasmissione, c'è un questo, incitamento alla prostituzione. Ma questo qua, fossi in quel famoso PM di Catania, di cui non voglio fare il nome perché altrimenti si sentono in sottofondo, oh, urla di gioia e di piacere per questo Zuccaro, PM, sì, ah, fossi in quel PM lì, indagherei a Pisa, dici. Zuccaro. Indagherei a Pisa questi studenti che vanno a usare il corpo, scusa, delle donne per Francesco, i loro comodi. Francesco, quanti soldi gli danno i tuoi genitori per campare a Pisa a fare, ecco, lo studente, appunto, di scienze politiche, no, futuro, no, no, futuro disoccupato? Ah, no, lavori e studio. Dunque, quanto spendi per le mignotte se al mese? Più o meno? 200 al mese. Beh, buono questo qua. Mi sembra buono. Grande contributo all'economia. Pazzesco, grande pazzesco contributo all'economia locale. Ho preso il massaggio. E vabbè, quello adesso non ci venire a pigliare per il culo a noi. Il massaggio è un preliminare, fa se fa qualche cos'altro. Dai, su, diciamo. Sì, ma a parità di prezzo, ma mi fanno anche il massaggio. Ah, no? Sì, vabbè, d'accordo, adesso va bene tutto. Però insomma, il massaggio, stai lì che aspetti che quella scatti con la manina, dai, oppure con la bocca. Certo. Dai, diciamolo tutto. No, dai, dai. E forza, dai. Senti, ma dunque non c'è distinzione, ci cioè, sono tutte bruttine queste cinesi che vanno là.
oppure c'è qualche bella ragazzetta? Dove no, vai, qualcuna è bellina. Poi io non apprezzo molto le cinesi, però lo fanno loro e che devo farci. Ecco, ma sono nell'arte della manina, come diceva il nostro amico Ruggero. Ecco, indaga, sono specializzate oppure no? Cosa indaga? Sì, sì, meglio della maggior parte delle ragazze. Meglio delle italiane? Meglio delle italiane che conosci? Sì, ma è una questione di esperienza, cioè. È una questione di esperienza, giustamente. E questo qua, giustamente, vuole l'esperienza, vuole il servizietto, non vuole problemi. Non vuole invitare a cena nessuno, non ha bisogno di fare tante chiacchiere, tante cose, giusto? Ti rompe i coglioni. No, ma magari lo faccio, però se una volta in più, non lo so, poi sarà anche un po' trasgressivo che mette più voglia, non lo so. Ragazzi, ma scusami, amico mio, è mesi e anni che vai, no, ma stiamo creando una futura classe dirigente terribile. Comunque, schienare è sinonimo di buttare giù a cane, cioè di proprio schienare, proprio una cosa di violenza, Parenzo. Sei sessista, violento. No, tutt'altro. Una cosa di schienare una donna è violento. Ma è stato fatto un montaggio artefatto per incastrarmi, ma la maggioranza silenziosa lo sa. Francesco, sa come ciao, ciao Francesco. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.